Grazie. Grazie, ringrazio di questo invito e ringrazio soprattutto per questa pregevole iniziativa. Un saluto al capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento della Giustizia Minorile e Comunità e alla Presidente del Comitato Pari Opportunità della Polizia Penitenziaria, a tutti i presenti e ai partecipanti. Stiamo riflettendo molto in questi giorni e avverto una crescente sensibilizzazione dell'opinione pubblica su un problema che è gravissimo. Io stessa ho usato parole particolarmente forti che non sono normalmente nel mio vocabolario, ma che sgorgano dal cuore quando si vedono fatti e numeri relativi a questa piaga della nostra società e a questa vergogna della nostra civiltà. Aumentano i casi di violenza di genere, aumentano soprattutto a fronte di una invece evoluzione più positiva rispetto ad altri tipi di reati che pure potrebbero essere paragonati. Ma in questo contesto che è preoccupante, mi domando anche se tante cose non stiano cominciando ad emergere in modo più netto, più chiaro, proprio perché sono accompagnate da una attenzione maggiore. E questo è l'aspetto positivo sul quale dobbiamo soffermarci, perché è sintomo di quello che a me pare il fattore centrale che può veramente dare una svolta nel tempo a queste problematiche. Abbiamo fatto già da tempo degli interventi normativi, altri ne arriveranno, ma tutti quanti gli operatori con i quali mi sono confrontata in queste giornate, a livello governativo, a livello delle varie commissioni che stanno riflettendo su questi temi, commissioni di indagine, sembra emergere quello che è sempre stato un po' la mia convinzione, che qui c'è un problema anzitutto di tipo culturale. Una cultura che non riguarda solo l'uso della violenza in senso stretto, ma la concezione dei rapporti, tra uomo e donna, la concezione dei rapporti anche nelle sfere più personali, affettive e intime. Perché quei gesti di violenza che ci turbano quando arrivano al gesto estremo sono, lo sappiamo bene, spesso preparati, coltivati in una modalità di relazione che è una modalità di sopraffazione, di sopruso, di sovrasottordinazione che permettono, creano le condizioni per cui poi si possa arrivare fino anche a quei gesti estremi. Allora, se questo è il problema fondamentale, occorre contemporaneamente agire per fermare, per intercettare, per bloccare questi gesti di violenza, ma anche per preparare un clima diverso che impedisca, che disinneschi il meccanismo in modo molto precoce. Di qui la centralità, lo stanno dicendo tutti, di un lavoro culturale, educativo anche nelle scuole, con i piccoli, con le giovani generazioni, ma anche di formazione, quanto stiamo insistendo tutti sulla formazione di tutti gli operatori che sono chiamati ad intervenire per arginare questa problematica. Sappiamo, e ne sono molto contenta, che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria si sta attivando per finalmente dare attuazione a quell'articolo 5 della legge sul codice rosso che prevede l'obbligatorietà di percorsi formativi specifici anche per la polizia giudiziaria. La polizia giudiziaria spesso è la prima ad entrare in contatto con le situazioni di violenza, a raccogliere segnalazioni da parte delle vittime della violenza, e non finiremo mai di sottolineare come la formazione e la delicatezza di questo compito richiede un approccio globale, complesso, una formazione che non è una formazione solo giuridica, una formazione che deve acuire una sensibilità per saper decifrare i segni
dietro le parole, dietro i silenzi, dietro le espressioni, dietro l'incapacità di comunicare, tutto un mondo che molto spesso non viene esplicitato, non viene raccontato perché è frutto di vergogna e di dolore. Si fatica a parlare del dolore, si fatica a farlo soprattutto quando dall'altra parte non c'è alcuna disposizione accogliente, delicata, sensibile. Ci vuole tempo per far parlare qualcuno di una sofferenza particolarmente profonda. Occorre creare un ambiente di accoglienza e spesse volte è proprio la polizia giudiziaria che si trova sulla frontiera a raccogliere queste prime richieste, magari implicite, magari goffe, magari mal poste, di aiuto, che devono essere raccolte da parte di tutte le pubbliche autorità. Ci sono altre iniziative, interlocuzioni tra il DAP, della Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia e del Ministero dell'Interno, anche per coordinarsi. Questo è un altro aspetto che è emerso molto nelle interlocuzioni di questi giorni: la necessità che le autorità si parlino. Le varie forze di polizia, le forze di polizia con i pubblici ministeri, con i giudici civili, con i giudici penali, con i vari attivisti, i servizi sociali. Occorre rafforzare questi raccordi. Se c'è qualcosa che può rendere inefficace e ineffettivo tutto il lavoro che facciamo, è la frammentazione, se non addirittura la competizione fra le varie componenti chiamate ad operare per lo stesso bene comune. Ricordiamoci sempre che da vari punti di vista, con vari compiti, varie sensibilità, varie angolature, abbiamo tutti uno scopo comune, che la collaborazione istituzionale deve sempre prevalere su qualunque altra problematica che può dividere il compito, dividere e quindi rendere totalmente ineffettivo il lavoro delle varie autorità coinvolte. Analogamente ci sono ulteriori progetti sperimentali di supporto alle attività trattamentali che sono state attivate anche dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, coinvolgendo gli operatori dei servizi sociali per i minorenni e gli uffici di esecuzione penale esterna. Voi avete organizzato un'iniziativa splendida che ha questo approccio globale, adesso sembra anche molto vario nelle modalità di riflessione, ma soprattutto globale, che vuole abbracciare il problema sia dal lato della vittima che quello dell'autore. Non ci sono unilateralità. Se vogliamo agire in modo efficace su questo problema, occorre naturalmente prendersi cura delle vittime, bisogna punire naturalmente il più possibile le violenze, ma bisogna soprattutto prevenirle. E bisogna occuparsi poi di coloro che hanno commesso anche questo tipo di reati. Sappiamo bene che non è facile occuparsi di loro anche quando sono, per esempio, arrivati a una situazione di detenzione. I sex offender non hanno una vita semplice, non è semplice organizzare e preparare percorsi trattamentali nei loro confronti. Io sono fermamente convinta che lo sguardo che voi avete voluto dare a questi problemi, veramente vi sono molto grata di questa iniziativa, che è davvero questo approccio globale, complessivo, che guarda il problema sotto ogni profilo, ogni angolatura, è quello giusto, è quello su cui dobbiamo continuare a lavorare. Tanti passi avanti sono stati fatti dai 10 anni da cui abbiamo ratificato la Convenzione di Istanbul. Guardiamo anche al cammino fatto, cogliamo l'occasione di giornate come queste per fare un bilancio sincero, senza sottacere i progressi, che non sono pochi, senza togliere lo sguardo però dalle tante lacune, dai tanti bisogni che ancora richiedono di essere colmati. Mi dispiace sinceramente di non poter intrattenere più a lungo nei vostri lavori. Oggi è proprio la giornata in cui devo essere presente in Parlamento perché c'è il voto di fiducia su un capitolo importante delle riforme che abbiamo portato avanti, dovrebbe essere il passo conclusivo per la riforma della giustizia civile, quindi comprenderete che è un segno proprio di rispetto nei confronti anche del lavoro del Parlamento che abbiamo messo tanto sotto pressione.
ma sappiatemi davvero col cuore qui con voi e con tutto il supporto per questa iniziativa che ritengo davvero importante. Mi riferiranno i miei angeli custodi con cui siamo costantemente in contatto. Grazie davvero per il vostro lavoro. Grazie.